Probabilmente non sarai sorpreso di sapere che l'acqua che esce dai tuoi rubinetti non proviene semplicemente da un fiume vicino. Nella maggior parte dei casi deve passare attraverso un lungo processo prima di essere sicura da bere o da usare per fare la doccia. Ma c'è una parte della comunità scientifica che ha alcune preoccupazioni riguardo al modo in cui trattiamo quest'acqua prima che sia buona abbastanza per il consumo umano. Vedi, ci sono paesi che stanno ancora utilizzando sostanze in questi trattamenti dell'acqua che potrebbero non essere la cosa migliore per il nostro DNA. Il colpevole di questo dibattito sembra essere l'argento colloidale. Questo è un minerale che è stato utilizzato in medicina per molto tempo perché può eliminare alcuni germi. Tuttavia, potrebbe fare più male che bene. Inoltre, non ci sono molte prove che effettivamente funzioni per disinfettare l'acqua. E ora i ricercatori stanno avvertendo che c'è un rischio che potrebbe effettivamente causare danni al DNA. La ricerca ha esaminato studi precedenti in cui sono stati misurati gli effetti dell'argento, del nitrato e delle nanoparticelle d'argento. E sebbene nessuno degli studi da solo sia definitivo, i ricercatori pensano che ci sia una possibilità che l'acqua trattata possa danneggiare il nostro DNA. Al momento, le linee guida ufficiali per la qualità dell'acqua potabile non includono un valore per l'argento nell'acqua, ma suggeriscono che una concentrazione molto bassa possa essere tollerata senza rischi per la salute. In sostanza, abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per determinare se le persone che bevono acqua trattata con argento presentano prove di danni al DNA. Fino ad allora, forse dovremmo attenerci ad altri metodi di trattamento dell'acqua contaminata, giusto per stare sul sicuro. Adesso aspetta un attimo, cos'è il DNA? Mi starei facendo questa domanda anch'io se fossi al tuo posto. Parliamo del vero ABC della biologia molecolare, l'acido desossiribonucleico, o, siccome ci piace usare acronimi più semplici, il DNA. Potreste aver sentito dire che è il mattone fondamentale della vita, ed è vero. Il DNA è come il manuale di istruzioni per tutti gli esseri viventi, dal microbo più piccolo all'elefante più grande. Ma il DNA è molto più che un semplice set di istruzioni. È anche l'ultima eredità di famiglia, tramandato di generazione in generazione, come l'antico orologio da tasca di tuo nonno. E proprio come quell'orologio da tasca, il DNA esiste da molto tempo, risalendo ai primi segni di vita sulla Terra. Ora, immergiamoci nei dettagli di ciò che rende il DNA così complesso. È composto da elementi più piccoli che si incastrano come pezzi di un puzzle. E quando questi pezzi del puzzle sono disposti in un ordine specifico, possono determinare qualsiasi cosa, dal colore dei tuoi occhi alla grandezza dei tuoi piedi. Devo averne preso di più di quel tipo. Ma come funziona tutto questo? Come otteniamo informazioni da questi piccoli pezzi di puzzle? Questo è un po' di mistero che gli scienziati stanno svelando da decenni. Ma una cosa che sappiamo è che il DNA è un vero team player. Ogni cellula di un organismo multicellulare possiede un set completo di DNA. La parte interessante è che, in una giornata media, i nostri preziosi filamenti di codice genetico possono essere piuttosto sconvolti. Una singola cellula può subire fino a 10.000 disguidi nei suoi cromosomi in sole 24 ore. Ma non preoccupatevi, la maggior parte di questi piccoli incidenti vengono riparati come nuovi, come un tuttofare con del nastro adesivo. Tuttavia, alcuni di questi danni possono risultare in errori permanenti, noti anche come mutazioni o rimescolamenti, che possono portare a delle condizioni non proprio piacevoli nel corpo umano. Infatti, alcuni studi suggeriscono che il DNA può essere danneggiato da alcune delle cose più sorprendenti, come il sale, per esempio. Si scopre che, tecnicamente, se cospargessimo il tuo DNA con troppo sale, potrebbe causare qualche danno serio. Ma non preoccuparti, non è tutto tenebre e tristezza. Non appena il livello di sale si abbassa, queste lesioni iniziano a essere riparate. L'unica cosa è che gli scienziati non sono esattamente sicuri di dove avvengano queste lesioni o di che tipo siano. E parlando di ambienti salati, esiste un piccolo microbo chiamato Halobacterium che vive nel Mar Morto e può insegnarci tanto sulla biotecnologia e persino sulla vita su altri pianeti. Questo perché questa piccola creatura è piuttosto un overachiever. Infatti, l'Halobacterium potrebbe detenere la chiave per proteggere gli astronauti durante una missione su Marte da una delle loro più grandi minacce, le radiazioni spaziali.
Queste possono essere dannose per il DNA nelle cellule degli astronauti, causando potenzialmente delle malattie. Ma l'Halobacterium sembra essere un maestro nel riparare il DNA danneggiato e gli scienziati vogliono imparare da esso. I ricercatori dell'Università del Maryland hanno condotto una serie di esperimenti per testare i limiti dei poteri di autoriparazione dell'Halobacterium, utilizzando tecniche genetiche all'avanguardia. Anche dopo aver avuto il loro DNA completamente frammentato, questi piccoli organismi sono in grado di riassemblare l'intero loro cromosoma e rimetterlo in funzione in poche ore. Ma perché l'Halobacterium è un sopravvissuto così tenace? Beh, si scopre che vive naturalmente in alcuni luoghi piuttosto inospitali, come corpi d'acqua ultrasalati come il Mar Morto. In quest'area la maggior parte delle forme di vita marine si avvizzerebbe rapidamente e sparirebbe. Ma l'Halobacterium si è evoluto per far fronte a questo stile di vita salato e questo potrebbe spiegare perché è così bravo a sopravvivere alle radiazioni e ad altri tipi di danni. In alcuni esperimenti i ricercatori hanno esposto le cellule di Halobacterium a raggi di intensa radiazione UV, che avrebbero completamente distrutto la maggior parte dei microbi. Eppure l'80% delle cellule di Halobacterium è sopravvissuto e ha continuato a vivere e riprodursi senza problemi. In altri esperimenti hanno utilizzato una camera a vuoto per esporre le cellule di Halobacterium ad un ambiente simile allo spazio e le minuscole cellule sono rimaste intrappolate all'interno di cristalli di sale che le hanno protette da ulteriori danni. Alcuni scienziati sostengono addirittura di aver trovato cellule viventi di Halobacterium racchiuse in depositi di sale che hanno 250 milioni di anni. Se fosse vero, ciò potrebbe avere implicazioni profonde per la ricerca di vita microbica su Marte. Date alla mano dei rover di esplorazione marziana Spirit e Opportunity, che suggeriscono che la superficie marziana un tempo possedeva pozze d'acqua salata. Se ci pensi in questo modo, certo il sale e in particolare l'acqua salata possono danneggiare il DNA, ma possono anche aiutarci a capire di più su come possiamo sopravvivere in ambienti difficili. C'è ancora molto che ci sfugge sul DNA umano, questo è certo. Ma sapevi che tu ed io condividiamo un impressionante 99,9% del nostro DNA? Siamo quasi gemelli genetici. Voglio dire, pensaci. Potresti avere un sorriso affascinante o una splendida chioma di capelli, mentre io potrei avere le fossette più adorabili o la capacità di recitare a memoria la Divina Commedia. È vero. Ma alla fine della giornata siamo tutti fatti degli stessi blocchi di costruzione base. È quello 0,1% del DNA che ci distingue e rende la vita interessante. Potremmo anche avere più in comune con i cavoli di quanto ci piacerebbe pensare. Si scopre che il nostro DNA è identico al 50% a quello di questa verdura verde e frondosa. Ma non preoccuparti, non è che stai per iniziare a far spuntare delle foglie o qualcosa del genere. In realtà è piuttosto affascinante pensare a come ogni essere vivente sulla Terra si sia evoluto dallo stesso antenato oltre 4 miliardi di anni fa. E quell'antenato era probabilmente solo un piccolo organismo unicellulare con un filamento di DNA. Da lì si è evoluto in tutto, dai batteri agli esseri umani con trilioni di cellule. E i nostri parenti animali più prossimi? Beh, questo premio va agli scimpanzé e ai bonobo. Recenti studi hanno dimostrato che i bonobo condividono il nostro DNA tanto quanto i loro omologhi scimpanzé. Ma ecco il colpo di scena. Nonostante condividiamo circa il 99% del nostro DNA con questi primati, noi umani ci comportiamo e sembriamo molto diversi da loro. Beh, perlomeno alcuni di noi. I ricercatori che hanno sequenziato il genoma del bonobo hanno scoperto alcune piccole ma intriganti differenze nel DNA delle tre specie. Queste differenze potrebbero essere la chiave per risolvere l'enigma di perché queste meravigliose creature non si comportino o sembrino come noi, nonostante siano parenti così stretti. Effettivamente ho un cugino che si comporta praticamente così.